Un'altra iniziativa del Teatro Pirandello, pomeriggio musicale. Si tratta di una conquista significativa, e cioè quello di allargare l'offerta culturale anche diciamo, a tutti gli amici della musica e della lirica sinfonica. La realizzazione di questi pomeriggi musicali al Teatro Pirandello rappresentano, dicevo, un allargamento dell'offerta culturale complessiva di un teatro che riesce oggi anche a portare e allargare l'offerta culturale alla lirica sinfonica. Si svolgeranno al teatro al Foyer, tutto questo all'interno di una strategia complessiva che sta vedendo, ed è un fatto assolutamente significativo, per esempio 400 giovani che hanno fatto gli abbonamenti al teatro Pirandello, quindi un teatro che riesce ad aprirsi ai giovani, a portare al suo interno diciamo, i giovani delle scuole medie superiori, e soprattutto riesce anche a realizzare una rappresentazione per i più piccoli, i bambini delle scuole inferiori, attraverso la rappresentazione di Pierino e il Lupo, e quindi questo si tratterà di matinée che siamo intenzionati a portare avanti nel tempo, quindi un'offerta culturale complessiva che quindi vede il cartellone tradizionale, diciamo, poi il cartellone lirica sinfonica, vede i giovani, i più piccoli, ecco, attraverso una strategia complessiva che vuole fare del teatro il centro culturale della nostra città. Il giovedì rappresenta il giovedì pomeriggio un incremento di quella che è l'offerta culturale che il teatro intende offrire a tutti gli amanti della musica classica, anche per dare spessore, per dare offrire questa vetrina a tanti artisti anche agrigentini, ma per favorire anche un'osmosi tra artisti che vengono da fuori e i nostri. E poi anche questo coinvolgimento mi sembra importante dei giovani delle scuole inferiori con Pierino e il Lupo, con questi matinee per educare alla musica classica i giovani delle scuole inferiori, ma un altro fatto importante ritengo che siano i 400 giovani che si sono venuti ad abbonare con l'istituzione nostra di questo abbonamento dedicato proprio alle scuole superiori, 400 giovani che vengono al teatro a vedere tutte le prose che noi facciamo. Io penso che ogni anno incrementiamo quella che è l'offerta culturale. L'anno scorso abbiamo raddoppiato la stagione, quest'anno la triplichiamo, quest'anno i tanti giovani vengono a teatro perché siamo riusciti a coinvolgerli, ma la loro risposta è stata straordinaria. Di questo ringrazio le scuole, i docenti, eccetera. Il Teatro Pirandello ritengo che divenne un'istituzione culturale assolutamente importante, forse l'unica grande istituzione culturale stabile che questa città e questa provincia abbia.